Se oggi Martina Centofanti è una campionessa di ginnastica ritmica, lo deve a questa società, la Polimnia Ritmica di Roma. La componente delle farfalle azzurre, bronzo a Tokyo, è stata festeggiata da coloro che l'hanno lanciata nell'orbita della ritmica. Le verdoline, festanti e curiose, si sono strette intorno a Martina. Eh sì, è stato sicuramente un bellissimo momento. Era da tanto tempo che non tornavo qui e ho rivissuto momenti, ricordi veramente speciali. Quindi ringrazio tantissimo Lilli, Michela e tutti quelli che hanno lavorato per organizzare questa meravigliosa festa. Michela Conti, l'anima della Polimnia, è rimasta colpita dall'accoglienza per Martina. È sicuramente una grandissima emozione riavere Martina in questa palestra, che è quella dove lei è entrata per la prima volta quando era piccolina, piccolina. L'abbiamo proprio conosciuta qui e è stata un'emozione enorme perché era poi tanto tempo che non riuscivamo a vederci, insomma, e rivivere insieme a lei anche le emozioni di questi ultimi successi, rivedendo insieme a lei proprio i video di questi esercizi meravigliosi che l'hanno portata sul tetto del mondo, è stato un momento che ricorderemo per sempre, sì. Una squadra e uno staff fatto anche di molte giovani preparate che insegnano a queste bambine. Siamo tante insegnanti, ci dedichiamo tutti i giorni a queste splendide bambine. Quando ho smesso la passione per insegnare mi è nata immediatamente. Martina è cresciuta comunque in questa società e quindi ci fa onore e piacere averla qui. E cerchiamo di dare alle bambine tutto il lavoro possibile per aprirgli una strada e per permettere loro di fare una buona carriera. Devo dire che poter festeggiare oggi qui insieme Martina Centofanti è per noi un motivo di enorme gioia e anche di grandissimo orgoglio, perché questa festa in qualche modo riassume e sintetizza le due anime della Polimnia. Da una parte abbiamo l'altissimo livello, la spinta verso l'agonismo, che è quella che ci porta ad essere l'unica società del Lazio che milita dal 2002 nella Serie A, massima serie della ginnastica ritmica. E dall'altra parte invece il grandissimo legame con il territorio, l'attenzione all'attività di base, il desiderio costante di trasmettere ai giovani e alle nostre ginnaste i valori dello sport. Ospite d'eccezione anche l'ex campionessa Elisa Santoni.